Eccoci ritrovati in studio e apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Due fratelli licatesi sono stati fermati dai carabinieri di Licata per estorsione aggravata e continuata. Si tratta di Francesco e Salvatore Sortino, rispettivamente di 25 e 24 anni, il primo sottoposto agli arresti domiciliari, il secondo all'obbligo di dimora nel comune di Licata. Le due misure cautelari sono state emesse dal GIP del Tribunale di Agrigento a seguito dell'attività investigativa e di riscontro condotta dai militari dell'Arma di Naro e Licata, coordinati dal sostituto procuratore Andrea Maggioni. Secondo le indagini, i due Sortino negli ultimi due anni si sarebbero resi responsabili di estorsione ai danni di un agricoltore di Licata che, sottoposto a continue minacce, era stato costretto a consegnare la somma complessiva di circa 5.000 euro. A Bivona i carabinieri di Santo Stefano di Quisquina hanno arrestato Giovanni e Giuseppe Grano, studenti entrambi di 23 anni di Bivona, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due sono stati sorpresi in contrada Acqua di Santi nel comune di Bivona all'interno del proprio appezzamento di terreno mentre stavano annaffiando quattro piante di marijuana. La perquisizione estesa successivamente anche all'abitazione dei soggetti consentiva di ritrovare ulteriori 375 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un tritafoglie, quattro fari per la coltivazione in serra ed otto flaconi di fertilizzanti. Le piante, la droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati invece sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni dove dovranno permanere in stato di detenzione domiciliare. Un licatese, Antonino Santamaria, di 29 anni, è stato arrestato dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari. A disporre l'arresto il giudice di sorveglianza di Agrigento Walter Carlisi, che ha firmato il provvedimento di carcerazione in quanto nel corso di un controllo dei militari dell'Arma il giovane non sarebbe stato trovato a casa. Santamaria è stato rinchiuso nel carcere agrigentino di Contrada Petrusa. Si è conclusa ieri sulla statale 640 nei pressi di Caltanissetta il viaggio di tre palermitani che trasportavano scarti di carne in maniera illegale. I tre, Isidoro Ferdico di 32 anni, Maurizio Palmeri di 42 e Salvatore Antonuccio di 29, a bordo di un Fiat Fiorino stavano trasportando, ammassata nel cassone senza cella frigorifera, ben 710 kg di carne con il midollo osseo ancora presente. L'obiettivo del gruppo verosimilmente era la rivendita del carico presso alcuni mini market del capoluogo siciliano. Per i tre sono scattate le manette con l'accusa di trasporto pericoloso di rifiuti speciali. Il maxi sequestro disposto dalla Polizia Giudiziaria, sezione Ambiente e Sanità, si inserisce all'interno di un'indagine più vasta riguardante il traffico illegale di carne macellata. I tre protagonisti della vicenda si trovano adesso nel carcere Malaspina di Caltanissetta, dove compariranno al cospetto del GIP per l'udienza preliminare. È stato presentato alla Procura della Repubblica di Agrigento un esposto denuncia da parte dell'amministrazione comunale di Canicattì, che vuole vederci chiaro sulle numerose richieste di risarcimento danni avanzate da numerosi cittadini. In pochi mesi ne sono state richieste quasi 200. Il servizio. È scontro tra l'amministrazione comunale di Canicattì e di tanti e forse troppi a suo modo di vedere cittadini che negli ultimi mesi hanno avanzato nei confronti dell'ente richieste di risarcimento danni. Sarebbero quasi 200 i canicattinesi infatti che hanno aperto procedimenti contro l'amministrazione comunale per danni subiti a causa del manto stradale dissestato, di tombini in precarie condizioni e di altri ostacoli presenti sulle strade urbane. Proprio alla luce di questa situazione, che agli occhi del primo cittadino Vincenzo Corbo non appare del tutto limpida, l'ente comunale ha avviato un'azione di tutela degli interessi dell'amministrazione, presentando una denuncia querela alla Procura della Repubblica di Agrigento ed un esposto al locale commissariato di pubblica sicurezza. Nel fascicolo aperto vengono ipotizzati alcuni reati, tra i quali la truffa. In particolare l'amministrazione comunale di Canicattì vuole che venga fatta piena chiarezza sull'iter per ottenere il risarcimento danni e soprattutto vuole accertare la veridicità delle attestazioni mediche e specialistiche presentate dai presunti infortunati. Atto vandalico e furto al centro di recupero provinciale fauna selvatica e tartarughe marine di Cattolica Eraclea. Ignoti di notte hanno forzato il cancello dello stabile del centro turistico studentesco e giovanile
Nell'area dell'ex casello ferroviario è divelto le voliere, hanno trafugato alcuni rapaci in degenza presso la struttura per le cure in attesa di essere liberati dopo la riabilitazione. Portati via un esemplare di falco pescatore ed un altro falco pellegrino. Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nel tardo pomeriggio di ieri 65 tunisini a bordo di una piccola imbarcazione in difficoltà sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera. Dopo il trasferimento sull'isola i nordafricani sono stati condotti nel centro di accoglienza di Contrada Imbriacola dove attualmente sono ospitati 116 immigrati. Adesso. Sono stati resi noti i dati dell'attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dell'abusivismo edilizio dal 1 gennaio al 31 luglio del 2012 condotta dalla Polizia Municipale di Licata. In totale sono state 39 le notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, 48 le persone denunciate all'autorità giudiziaria per reati di natura edilizia, 24 sanzioni amministrative erogate per violazione di norme edilizie e 5 cantieri posti sotto sequestro giudiziario. L'attività è stata coordinata dall'ispettore Ignazio Incorvaia e diretta dal comandante Giovanna Incorvaia. Centinaia di lettere ancora da recapitare sono state ritrovate a Gela in un parcheggio abbandonato di Via Tevere. La discarica di raccomandate, bollette, lettere e cartoline mai pervenute ai loro destinatari è stata segnalata alla polizia da alcuni abitanti della zona che hanno avvertito la polizia. Gli investigatori stanno ora lavorando per accertare se si siano verificati anche in altri comuni della zona furti di corrispondenza o se i plichi siano stati gettati via da un postino infedele. Dando seguito agli impegni assunti nell'ultima giunta di governo, il presidente della regione siciliana Lombarda e l'assessore per l'economia Gaetano Armao hanno sbloccato la spesa soggetta al patto di stabilità 2012 per consentire infatti lo sblocco della spesa regionale ed in particolar modo di alcuni settori strategici. Sono stati rimodulati i tetti che erano già stati previsti ad inizio anno per i dipartimenti. In particolare si tratta delle spese relative ai mutui, al personale, ai forestali, ai trasferimenti ai comuni, alla formazione e all'emergenza rifiuti. Le scelte fatte dal governo nazionale, ha dichiarato il ragioniere generale della regione Biagio Bossone, ci hanno indotto a rivedere le previsioni che a suo tempo avevamo avanzato. Tuttavia, pur nelle difficoltà in cui siamo costretti ad operare, abbiamo rivisto le previsioni e siamo pronti ad ulteriori modifiche in relazione ad eventuali nuove esigenze che dovessero prospettarsi nelle prossime settimane. Se ne va anche l'ultimo fedelissimo di Raffaele Lombardo, il vicepresidente della regione ed assessore alla sanità, il magistrato Massimo Russo, è prossimo alle dimissioni. Al centro dei malumori di Russo la scelta dell'MPA di appoggiare la candidatura a presidente della regione di Micciche. Il servizio. Da successore di Lombardo in pectore alle dimissioni, l'assessore regionale alla sanità e vicepresidente della regione Sicilia Massimo Russo, magistrato ed uno dei molti tecnici che si sono succeduti nel corso degli anni alla regione ed elemento chiave del governo lombardo, ha deciso di dimettersi ponendo di fatto fine alla propria esperienza politica. Russo in tal senso avrebbe già contattato il CSM per rientrare nei ranghi della magistratura. A spingere il vicepresidente della regione a dire addio agli scranni della politica sarebbe stato il malumore nei confronti della decisione di Raffaele Lombardo riguardo il sostegno alla candidatura di Gianfranco Micciche alla presidenza della regione, dopo che nelle settimane scorse era stato all'interno dell'MPA invece lo stesso nome di Russo tra quelli più gettonati per il dopo Lombardo. Sono una persona seria e coerente che ha servito la Sicilia, ma oggi non ci sono più le condizioni, ha dichiarato Russo. In questi giorni ho assistito ad un impazzimento della politica che non condivido. Preferisco senza mezzi termini lasciare la poltrona e tornare a fare il magistrato. Il vicepresidente della regione dovrebbe formalizzare le sue dimissioni tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Laconico il commento del candidato alla presidenza della regione Gianfranco Micciche. Mal di pancia di Russo alla sanità troverà sicuramente rimedio. Al momento invece nessun commento è giunto dall'ex presidente della regione Raffaele Lombardo.
Si è dimesso dalla carica di vice sindaco di Favara, Angelo Messinese, esponente dell'MPA, l'ormai ex amministratore favarese, ha anche caldeggiato una sua eventuale candidatura per le regionali che si terranno a fine ottobre. A questo punto si apre una vera e propria crisi all'interno della giunta Manganella, anche perché lo stesso Messinese era stato sconfessato qualche mese fa da tutti i consiglieri comunali del suo partito, eccetto che da Pasquale Milioti. Adesso il sindaco di Favara sarà costretto ad un piccolo rimpasto politico che cambierà la fisionomia dell'aula Falcone Borsellino. Posizione netta di contrasto alla costituzione dell'SRR è stata espressa dal consigliere provinciale del PDL Ivan Paci, tra i promotori della bocciatura della delibera riguardante lo schema di statuto delle nuove strutture che dovranno sostituire l'attuale sistema degli ATO rifiuti. L'intervista. Nel corso della seduta di martedì pomeriggio il Consiglio provinciale ha bocciato lo schema di statuto delle SRR, una bocciatura che parte da una vostra precisa presa di posizione, è vostra nel senso di PDL. Sì, noi riteniamo che i cittadini, la gente comune chieda alla politica oggi, visto che c'è un sentimento di antipolitica, la chiamano, chieda segnali di serietà, segnali di coerenza e soprattutto senso civico. Con ciò che voglio dire, la politica non può lasciarsi diciamo, ricattare da posticini in un lato idrico piuttosto che al lato rifiuti, eccetera, e quindi non difendere gli interessi dei cittadini e le tasche dei cittadini. Noi come gruppo del PD abbiamo improntato da 5 anni la nostra azione nell'esclusivo interesse della difesa delle tasche dei cittadini e degli interessi collettivi. Tanto è vero che abbiamo fatto mozione contro il lato idrico, mozione contro il lato rifiuti, contro l'RC auto. Oggi la Regione ci proponeva una nuova formula di ATO, perché noi riteniamo che l'esperienza degli ATO sia stata fallimentare da tutti i punti di vista e come servizio, perché è un servizio scadente, la città è ridotta a canicattì, la mia città è in condizioni pietose, e come soprattutto aggravio di costi, perché si è avuto un aumento esponenziale dei costi a carico dei cittadini. Detto questo, noi abbiamo, allora la Regione ha rivisto il sistema degli ATO e ha inventato una nuova formula. La formula le chiama SRR, ma sempre di ATO si tratta, sempre di carrozzone mangiasoldi. E allora abbiamo chiesto, come gruppo consigliare alla provincia, e il sottoscritto come capogruppo ha chiesto a tutto il consiglio provinciale, a prescindere dagli schieramenti, dalle appartenenze, dai partiti di riferimento, dai padrini tra virgolette politici, di avere uno scatto d'orgoglio e di dignità e dare un segnale politico ben preciso. Noi siamo contro gli ATO, contro gli SRR e contro tutte le formule di questi governi che non fanno altro che, causare danni e alle città, quindi ai comuni e ai cittadini. Anche l'amministrazione comunale di Canicattì ha espresso un parere negativo nei confronti di questi SRR, quindi possiamo trovare convergenza di visioni su questo tema, o anche da questo punto di vista voi del PDL sollevate alcune polemiche in merito all'operato dell'amministrazione? Noi non solleviamo alcun tipo di polemica in maniera strumentale. Se l'amministrazione comunale e il sindaco in prima persona, a capo dell'amministrazione, difende i cittadini, ma la difende concretamente, non a parole. Cioè significa mettendosi contro i potentati, mettendosi contro gli interessi del rifiuto, dell'acqua eccetera, e si interessa dei problemi della città. Noi non abbiamo non facciamo alcuna polemica con il sindaco fino a se stessa, solo perché io sono PDL e il sindaco non lo so cos'è, ma voglio dire, non ha la mia stessa ideologia, la mia stessa appartenenza. Noi allora ci ritroviamo e ci dobbiamo ritrovare per senso civico, e faccio un appello anche a chi si candiderà alle regionali, a chi si vuole candidare, a chi fa politica a Canicattì. Facciamo politica. Fare politica significa non solo difendere i piccoli interessi, ma difendere gli interessi collettivi. E allora, con fatti, con delibere come la delibera del Consiglio Provinciale sull'SRR, altre delibere che abbiamo fatto, mettiamoci dalla parte dei cittadini, non solo venendo in televisione o scrivendo sui giornali che siamo contro questo o contro l'altro. Ci vogliono segnali precisi di coerenza, di senso civico e di dignità, dico ai politici di Canicattì. Si è svolto questa mattina presso il Palazzo di Città di Licata un incontro tra l'assessore comunale alle risorse idriche Gioacchino Mangiaracini e rappresentanti di Sicilia Acque per fare il punto sullo stato dei lavori degli impianti di adduzione idrica a favore del centro abitato licatese. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali. L'esito della riunione, ha dichiarato l'assessore Mangiaracina, è stato positivo in quanto abbiamo avuto modo di chiedere informazioni precise ed avere risposte altrettanto precise sullo stato dei lavori delle condotte idriche in fase di realizzazione o di manutenzione che portano l'acqua per usi civili alla città di Licata. Il circolo cittadino del Partito Democratico di Delia segnala la grave situazione igienico-sanitaria che si è venuta a creare nelle strade periferiche del paese a causa della presenza di numerose discariche di rifiuti solidi urbani. A Delia si sta vivendo una vera e propria emergenza rifiuti che sta cambiando il paese rendendolo sempre più degradato, sporco ed invivibile, scrivono in una nota i responsabili del circolo PD. A tale proposito, il circolo è in possesso di una corposa documentazione fotografica che prova tale situazione. Il successo ottenuto con l'estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio comunale, accolta favorevolmente con entusiasmo e partecipazione della stragrande maggioranza dei cittadini, che ha portato grandi benefici anche finanziari, si sta vanificando per colpa di pochi che non si arrendono al rispetto delle regole. A questo punto concludono l'appello e l'invito che il circolo cittadino rivolge al sindaco, è quello di istituire una vera e propria task force che si occupi di questa emergenza con il censimento e la bonifica delle discariche improvvisate presenti su tutto il territorio. Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto ha disposto che il tesserino venatorio che ogni anno viene richiesto dai cacciatori venga rilasciato gratuitamente. In tal modo non sarà più necessario corrispondere neanche la tariffa per diritti di segreteria che per la fornitura dello stampato prevedeva il versamento di 3 euro. Il sindaco nella propria disposizione fa riferimento al decreto regionale dell'8 agosto scorso dell'assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari che prevede che il tesserino venatorio sia rilasciato gratuitamente dalla regione siciliana per il tramite del comune di residenza. Importante passo in avanti per la gestione della residenza universitaria ad Agrigento. Ieri, con l'apertura delle buste contenenti le offerte, è stata espletata la procedura di concessione in uso e gestione dei locali dell'ex ospedale di Via Atenea di proprietà del Polo Universitario. Attualmente sono in corso le operazioni di verifica dei requisiti delle ditte partecipanti alla selezione. Nei prossimi giorni verrà stilata la relativa graduatoria per l'affidamento nei termini previsti dall'avviso pubblicato sul sito internet della provincia regionale di Agrigento. Continua l'attività di consulenza del gruppo giovanile Autonomisti Forti e Liberi di Canicattì nei confronti degli studenti universitari della città in relazione alla compilazione delle domande per l'ottenimento dei benefici previsti dall'ente regionale per il diritto allo studio. Fino a domani c'è tempo per la presentazione delle richieste. L'intervista. Sono giorni di intenso lavoro per voi del gruppo giovani Autonomisti Forti e Liberi, che state dando una mano a tutti gli studenti universitari della città per quanto riguarda la compilazione dei moduli per l'ottenimento dei benefici previsti dalle borse di studio, posti letto e quant'altro. Sì, infatti in quanto parte del movimento giovanile Autonomisti Forti e Liberi volevo informare tutti i giovani e ragazzi interessati ad iscriversi all'università di affrettarsi a presentarsi nei locali EAP in via Sandro Pertini, in quanto scade domani l'ultimo giorno utile per poter richiedere modulo per la borsa di studio. E oltre a questo potrete trovare un'assistenza anche per quanto riguarda gli affitti delle case. E vi informeremo per eventuali lavori all'interno della stessa università. Quel servizio che avete fornito e che continuate a fornire riguarda gli Atenei di Palermo, Catania, sì, e le sedi di Caltanissetta e Agrigento. Sì, riguarda le sedi di Palermo, Agrigento e Catania. E molte richieste sono arrivate per quanto riguarda anche la sede di Catania. Quindi sono tanti i giovani di Canicattì che si sono presentati in questi giorni, ecco, da voi per aiutare a compilare questi moduli. Sì, sono molto soddisfatto, ci sono state molte richieste, molti giovani si sono presentati da noi chiedendo sia per la borsa di studio che anche per quanto riguarda le case, gli affitti, eccetera. Volevo ringraziare il presidente del Movimento Giovanile Lorenzo Mannarà e l'onorevole Giancarlo Granata, presidente dell'Associazione Autonomisti Forti e Libera.
E con questo si chiude per oggi il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.